Hello and welcome to Ciao e Fairtube. benvenuti su Fairtube. Great news Buone today, notizie folks. oggi, amici. YouTube YouTube ha actually avuto has la carefully delicatezza announced di annunciare through attraverso i existing nostri contacts contatti che that they sì, do plan to intendono come back to farlo, our formal risponderanno alle request nostre relating to richieste formali di negotiations avviare i negoziati before the prima della deadline. scadenza So del termine, that che will be sarebbe la next week. prossima settimana. We're looking Non forward to vediamo that. l'ora, But it però is, non è yes, ancora ufficiale, quindi unofficial, and dobbiamo stare therefore in right now allerta. we have to stay alert. Ma But hanno they actually risposto alla have stampa. responded to the press, and we've got Abbiamo tons of tonnellate press, di articoli, like almost quasi 50 50 different articoli articles in diversi sui giornali newspapers di from tutto il all around the mondo world, e credo in 9 including 90 paesi countries. diversi. So YouTube ha they have rilasciato issued a una statement, and dichiarazione we a would cui like to daremo un'occhiata dissect più da this vicino in now questo in this breve little video e a video cui with our risponderemo. comebacks. And Io I lo will do faccio that nello stile slingshot Slingshot channel style. Channel. E il mio And collega my Six colleague Silberman Six della Silverman IG from the IG Metall lo Metal farà nel suo will modo do it in this formale e far more professional professionale. ways. Così And I think that will bilanceremo. well balance out. So, here we go. Cominciamo. I'm Six Mi Silverman. chiamo Six Today we're Silberman, recording stiamo in the registrando headquarters building dall'ufficio of IG principale Metall IG in Metall Frankfurt, Germany. Francoforte, We're stiamo still aspettando waiting una for an risposta official response ufficiale from da YouTube. YouTube, ma But almeno they've made hanno at least rilasciato one una statement about dichiarazione our ufficiale proposal alla to the stampa press, sulle nostre just richieste. published Questo è in an stato article by pubblicato Nathan su Sands in Forbes. Forbes magazine. Today Oggi we're going to go daremo through the un'occhiata a statement questa spiegazione one sentence frase at a per time. frase. Dobbiamo We anche also need to ensure assicurarci that che i users nostri feel utenti si safe sentano and al that sicuro, che gli advertisers feel inserzionisti confident ritengano that YouTube users sicuro per support il our video. marchio. So YouTube, Scusa did you even YouTube, hai watch visto our davvero il video? nostro video? I mean, Voglio dire, our le demand nostre by richieste no non incidono ways sulla sicurezza in alcun reducing the modo e safety on nemmeno the per site, chiunque not sia for anyone coinvolto. involved. What we want Ciò is che vogliamo è transparency, trasparenza, we vogliamo più want more equità fairness, e vogliamo and uno we want stile a di decent comunicazione communication decente. style. Dove How can sarebbe that il be pericolo? dangerous? I mean, L'unica the cosa only in thing that is pericolo in qui è la danger tua here posizione is di your potere ultimate position supremo. of power. So you could do Grazie alla what you quale puoi want fare quello che and then vuoi, defer facendo to riferimento a rules regole that che hai you've deciso di chosen non not to rendere publish. Of pubbliche. course, Certo, nessuno nobody's lo enabled. nega. YouTube è un ambito YouTube serves the pubblico function of a public sphere. e in And in un a public ambito sphere, pubblico tutti hanno il everyone diritto di deserves to sentirsi feel safe. sicuri. Naturalmente Of course, anche i creators creators would vorrebbero also sentirsi al love to feel sicuro, safe venendo in the messi al knowledge that they corrente delle know the regole del rules of the gioco game da cui that determine dipende il loro their livelihood. sostentamento. Dato Since che il YouTube's portavoce di spokesperson used YouTube the ha word usato safe, la parola let's talk a sicuro, little bit parliamo more un po' di about safety. sicurezza. How Quanti many brand brand manager managers hanno have had problemi their di mental salute health suffer because mentale of a perché gli lack of algoritmi di transparency YouTube that sono YouTube così poco covers? trasparenti? Maybe a Forse couple, qualcuno, but ma probably non not poi that così many. tanti. After Dopotutto, all, i loro their capi bosses sanno che know probabilmente that when non è ads are run responsabilità against del their brand brand videos, manager se it's gli annunci probably not their mostrati brand manager. vengono associati a dei video inappropriati. But the consequences Tuttavia, of this le lack of conseguenze di transparency questa for mancanza di creators' trasparenza mental per la health salute are mentale dei increasingly less creators than sono ben And documentate. until YouTube Fino a quando tells YouTube creators non the rivelerà ai rules of the creators game, le regole we del cannot gioco, non believe potremo they make crederle quando dice creators' di well-being impegnarsi safe. seriamente per il benessere dei creators. Advertisers can Gli see inserzionisti exactly possono which capire videos quali their ads video against. vengono visualizzati dei loro Don't annunci e i creators creators deserve non the same meritano la kind of stessa transparency? trasparenza? We take lots of Accogliamo molti feedback as we feedback work e ci next sforziamo di month trovare il on, giusto including equilibrio, a meeting with incluso hundreds l'incontro con of centinaia di creatori. Wow, centinaia di creators, niente male, che gran what a numero. big number. Is Will Smith Will Smith one è of uno them? di loro? Maybe, by any Forse c'è qualche In fact, possibilità? I am In one of realtà these io creators, sono and uno di I've quei been actually creators e talking to parlo con YouTube YouTube for da about a circa year un and a anno e half mezzo now. ormai. It's lots Molte of bla chiacchiere, bla, ma non hanno but portato a nothing ever nulla came out of finora. that. So there's no result, and Quindi this nessun has to end. risultato e I questo think the deve only way finire. how YouTube Penso will che move l'unico modo di is to smuovere apply YouTube pressure. sia That fare is exactly pressione ed what è we do. esattamente quello che stiamo That's facendo. right. Ottimo, però But centinaia hundreds di of creators creators sono is really davvero a drop in soltanto the una ocean. goccia nell'oceano. La The YouTubers YouTubers Union Union è is ancora agli just getting esordi e started, and già we abbiamo have 21.000 affiliati. 21,000 members. Ecco Here are a alcune couple questions. domande. Which Di quali creators creators is YouTube YouTube sta talking parlando? to? Is it mostly Sono soprattutto le celebrità, the il cui contenuto viene spinto in ogni caso sulla piattaforma e per i quali si applicano regole diverse su quello che possono pubblicare prima di essere demonetizzati? Di cosa sta parlando YouTube con questi creators? In che modo questo dialogo influisce sulle decisioni della piattaforma? Perché alcuni creators vengono ascoltati mentre ad altre migliaia di loro non è permesso nemmeno parlare con le persone quando i loro video vengono demonetizzati? YouTube afferma che stanno cercando di trovare il giusto equilibrio, però descrivere la situazione come una questione di equilibrio confonde. In California, da dove io provengo, c'è un limite di velocità di 65 miglia all'ora sulle autostrade. Possiamo discutere se questo limite sia basso o alto, ma solo perché noi conosciamo questo limite. On YouTube,
Su YouTube sappiamo solo che la maggior parte dei creatori sembra avere un limite e probabilmente si aggira in qualche oscuro intervallo tra le 25 e le 100 miglia all'ora, ma non sappiamo esattamente quale sia il limite di velocità, perché YouTube non lo rivela. YouTube ha il diritto di impostare un limite di velocità e ha anche il diritto di decidere che alcuni creators ne abbiano uno diverso, però vorremmo sapere quale sia. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato, i creatori di YouTube non sono legalmente impiegati da YouTube. Certo, ovviamente, non siamo dipendenti, ecco perché non otteniamo un salario minimo, né ferie, né contributi. È decisamente conveniente per te, YouTube, non è così? Però sai una cosa, non siamo neanche produttori di video indipendenti. In realtà siamo totalmente dipendenti da te, YouTube. Siamo completamente alla tua mercé, dobbiamo seguire le tue enigmatiche linee guida, ci colpisci in ogni modo, distruggi il nostro lavoro senza dare nemmeno una spiegazione. Sai, le società di produzione video indipendenti di solito hanno molti clienti. Pensi che se noi avessimo un'alternativa rimarremmo anche un solo giorno di più sulla piattaforma? Se credi di sì, è pure illusione. Restiamo su YouTube solo perché non abbiamo alternative. Quindi, non siamo impiegati, ma non siamo nemmeno partners. Cosa siamo? Sai una cosa, YouTube? La schiavitù è stata abolita molto, molto tempo fa, nella maggior parte dei paesi in cui tu sei attiva. Certo, sarebbe illuminante per noi conoscere l'analisi legale di YouTube su questo problema. Però una cosa è chiara. Le norme di YouTube consentono a YouTube di controllare i creatori in un modo non conforme alle libertà tradizionali dei contratti davvero indipendenti. E la maggior parte dei creators non sono aziende indipendenti che hanno molti altri clienti oltre a YouTube. Agendo in un mercato aperto e magari in condizioni di concorrenza leale, no, la mancanza di trasparenza in termini di monetizzazione e chiavi di ricerca significa che il mercato non è aperto. Sappiamo che la concorrenza sulla piattaforma non è una concorrenza leale, perché i dati in nostro possesso indicano chiaramente che i canali aziendali e i loro contenuti vengono più spesso visti in tendenze rispetto ai contenuti dei creators indipendenti, e YouTube proibisce espressamente ai creators di incorporare la propria pubblicità nei loro video. Quindi l'indipendenza dei creators di YouTube è seriamente limitata. In realtà YouTube, proprio come Uber e Lyft, ottiene il meglio da entrambe le parti. YouTube non ha alcun obbligo che sorgerebbe se assumesse creators come impiegati, però può mantenere un controllo estremamente fitto sui contenuti e decidere regole restrittive, che non sono realmente compatibili con l'idea di una concorrenza ideale da parte di società indipendenti in un mercato aperto, mentre i creators, all'opposto, ottengono il peggio. Mancano, da un lato, della protezione di cui godrebbero come assunti, ma nemmeno possono godere delle libertà riservate ai veri contractors. YouTube potrebbe fare un enorme passo avanti e risolvere questi problemi in modo semplice, offrendo ai creators maggior trasparenza, dicendo ai creators le regole. Bene gente, questa è stata la nostra piccola replica e spero che vi sia piaciuta. Rimanete sintonizzati, potremo avere buone notizie. Grazie e bye bye.